Agenzia Postale, Guardia di Finanza. Ciao. Fa così caldo, prima canna della giornata. Dal 2009 ogni anno faccio un mixtape e il mixtape ancora non è stato capito appieno in Italia. In America i mixtape sono una cosa mega attesa, è una cosa che viene presa sia alla leggera ma allo stesso tempo ha molta importanza. Sono dimostrazioni che sei sempre al lavoro. Senza niente, guardo verso le scogliere, dimmelo te fra chi conviene. Che cazzo ne sapete, raga, che cazzo ne sapete? E dai, bello di casa, vai, registra! Da sempre li metto in free download, ho fatto qualche edizione limitata vendendola, però comunque non è una cosa fatta per guadagnarci, perché è sempre stato comunque in free download dal primo fino al quarto. Sento di doverne fare uno all'anno, non andrei a dormire sereno la sera se non facessi un mixtape all'anno, perché lo voglio fare. Brutto accorgersi che siamo questi. Noi siamo oggi questi, niente di più, niente di meno, siamo proprio questi. Spesso mi dicono il volume 2 è meglio del 4, l'1 è meglio del 3, il 3 è meglio del 2, insomma il mixtape che è uscito prima è meglio di quello che viene dopo, questo è sicuro. Rimaniamo sempre sul punto che de gustibus, non puoi rompere il cazzo sempre, questo è il punto di base. Secondo me, non lo so, io non so se l'ebbrezza della creazione, questo non è una figata. Dai, che da paura! Perché comunque se facessi sempre la stessa cosa, parlando delle stesse cose, anche musicalmente sarebbe scontato e comunque sembrerebbe una cosa fatta tanto per, quando invece l'innovazione sicuramente tra i punti principali che ci devono stare in un artista. L'ottava meraviglia del rap italiano! C'è un posto dove mettere lì, ma dovrò fare qualcosa, perché così non so dove cazzo metti. Allora c'ho 35.000. Faccio mixtape esclusivamente per usare le strumentali americane. Se non usassi le strumentali americane non sarebbe un mixtape, non farei mixtape. Quindi quando esce un mixtape di Jamie Tights, non so gli altri, ma quando esce il mio, non mi rompete il cazzo con il fatto che la base è americana, perché io ci voglio rappare sulla base americana in quanto mi piace. Troppo forte, raga. A pioggia. Non ti frega un cazzo se il beat l'ha usato Wiz Khalifa o Ligabue, lo vuoi soltanto usare. E se non usassi quella base lì, non potresti dire determinate cose. Quindi è importante usare la strumentale americana, almeno per me. Te lo mangi il sushi? Venerdì. Oh, è venerdì, c'è quella casina. Ciao. Viene spontaneo da dire hai copiato il pezzo, perché non è che te sei impegnato, giustamente, no? Hai fatto il pezzo uguale all'americano, che cazzo ci vuole? Al contrario, per fare il pezzo uguale all'americano e fare le chiusure che suonino in italiano come suonano in americano, ti devi fare un culo così, non è facile. È un modo per dimostrare soprattutto a me stesso, perché io per me stesso che faccio la musica, che posso fare determinate cose. Quindi quando sento una cosa che mi piace particolarmente, che sia di Eminem o di Currency, di Wiz Khalifa o di Tech N9ne, mi viene automaticamente voglia di provare a farlo anche io, perché devo riuscire a fare quello che fanno loro, che sono quelli che mi hanno insegnato a fare quello che faccio adesso. Quindi abbiamo sfatato anche il mito di
hai copiato la canzone americana. Come la vuoi usare la base, da? Io l'ho sentita ieri con l'originale, perché dopo un po' mi ha rotto il cazzo di sentire quella là. Mm-hmm. No, a destra c'era tutta milione di visual, sono su quella vera di Alce. Certo. E trolla, tipo, chi ti. Poi ho scritto tutte cose diverse, poi ho sentito il tuo pezzo tutto western con Lazzo, ho detto no vabbè, scappo dalla città, tipo il film, non Billy Crystal. Allora ho detto vabbè, vitello, rime con vitello. Poi ho detto, da casa lo faccio pure io un po' western. Con Lazzo è tutto. Lui... Come vanno con i featuring? Un'altra cosa sono i featuring. Essendo un esercizio di stile, il mixtape, io spingo comunque a tutti quanti a scrivere le prime 16 barre che gli vengono in mente, a buttarle sul beat, perché così dovrebbe essere, una cosa cotta e mangiata. Quindi mi piace pure accorpare, che ne so, 4-5 amici che poi sono colleghi, ma comunque 4-5 amici diversi tra loro sulla stessa traccia, per sentire appunto le differenze che ci sono tra l'uno e l'altro. Ma se mi metti l'autotune schierato? Subito no? Parecchi caldo di un? Voglio solo video. Parli e la bocca piena Valentina Nappi. Metti a confronto il disco tuo, Autopsia, con la nostra discografia. Tu Cristo dammi la knowledge per andare più sotto in apnea, per sopportare più a lungo il dolore. Dai, è sporca. Discovery canne. Devi avere coraggio se mi incontri in fase di rollaggio. Quando scrivo un disco ufficiale, scrivo qualcosa che spero possa essere ascoltata bene o male da tutti quanti, di essere capita da tutti quanti. Mixtape li registro tutti al Bunkerino, perché sono nato là praticamente, quindi già da quando c'era 3D prima al Bunker, e quello era il primo Bunker, andavo là. Li registro tutti là perché uno ormai con Flavietto c'è simbiosi praticamente, quindi neanche c'è bisogno che parliamo. Mi fa un po' anche da giudice, quindi quando faccio le cose mi dice, sai, questo è un po' meglio, questo peggio, hai stonato. Oh, levate la collana. Ah sì, sente svario. Fai il buco sua smara, li mortacci tua, tu padre in una bara de mocano piena de tonni. Buon, aspettate quello che vi consiglio, volume 5. Ovviamente ci saranno un sacco di ospiti sopra. Ovviamente sarà gratis pure questo. Yeah. Quello che vi consiglio, volume 5, te ne va a casa, ciao! Coglione! Lo faccio pure io. Grazie!